Potente, parla ragazzi, qua Axel, oggi mi caldo, sono Sole e sono qui a presentarvi su un nuovo video. E ragazzi, questo qua è un video specialermo. Specialermo perché questo non è un video di FIFA, non è un video di Call of Duty e non è nemmeno un video di GTA. Questo qua ragazzi è un unboxing e poi, o meglio, è un video che si dividerà in due parti. La prima parte è l'unboxing di un dispositivo, del dispositivo che io utilizzo per registrare, dato che appunto in molti mi avete chiesto di farvelo vedere. E la seconda parte sarà appunto come utilizzare questo dispositivo, o meglio, come collegarlo al PC, alla console e poi alla TV ovviamente. Quindi ragazzi, però mi devo anche scusare perché io vi avevo detto che oggi è sabato, vi avevo detto che appunto avrei fatto il ping pong di Balotelli. Solamente cosa è successo? Mi hanno spostato la partita da domenica pomeriggio a sabato pomeriggio e quindi io avevo in mente di fare questo ping pong sabato pomeriggio. Tra 45 minuti devo uscire, appunto, dato che non mi va di fare il ping pong di fretta, dato che poi appunto se lo facessi di fretta non avrebbe quel tocco di magicità che un ping pong deve avere, ho deciso appunto di fare questo unboxing. Fortunatamente che sulla pagina Facebook si andava bene e appunto in molti hanno detto che gli andava bene, quindi eccoci qua. Ragazzi, innanzitutto un'altra piccola cosa: questo unboxing l'ho già fatto 10 minuti fa, solamente avevo registrato malerrimo l'audio, quindi ho detto ma rifacciamolo. Quindi ahimè, io avevo portato il coltello, era strafigo vedermi tagliare, però ragazzi ahimè non posso più farlo. Quindi ragazzi, partiamo subito. Allora, questa qua è la scatola appunto con cui si è presentato, l'apriamo ed eccolo qua. Ragazzi, questo qua è Elgato Game Capture HD. Ecco, non so se l'ho già detto, qual è il dispositivo che utilizzo per registrare? È Elgato Game Capture HD. Axel, ma non avevi l'HDPVR? Ebbene sì ragazzi, io prima avevo l'HDPVR1, ma dato che con l'HDPVR1 per registrare con questo dispositivo serviva il cavo component, e dato che sull'Xbox One non è presente appunto questa entrata component, ho detto dobbiamo cambiare, perché non ho preso l'HDPVR2? Perché ragazzi, ho chiesto appunto su internet e mi è sembrato migliore il Game Capture HD. Infatti personalmente parlando, per me è meglio il Game Capture HD. Perché? Allora, i suoi punti di forza sono due. Il primo, che è piccolissimo ragazzi, l'HDPVR era abnorme, cioè per farlo stare bisognava fare spazio sul tavolo, sulla scrivania. Ma ragazzi, questo dispositivo è veramente piccolo. Finalmente ora ne ho uno tutto mio. E comunque adesso vedrete appunto la sua dimensione. Secondariamente perché ha pochi cavi, servono veramente pochissime cose per registrare. Comunque adesso vi spiegherò meglio. Questa qua è la scatola con cui si presenta. Andiamo ad aprire, ragazzi, momento epico. Ta-na-na-na-nam. E l'abbiamo aperta. Non vi ho fatto vedere un attimo il dietro, andiamo a vedere cosa c'è dietro. Vabbè, ci sono le varie istruzioni, a cosa serve, come si collega in un disegnino tattico. Ma e poi ovviamente vi dice cosa ci sarà dentro alla scatola. Allora, quindi andiamo a vedere se veramente ci sono tutte quelle cose dentro questa scatola. Apriamola. E ragazzi, subito, d'impatto, cosa troviamo? Troviamo l'Elgato Game Capture HD. E lo tiro un attimo fuori. Guardate un attimo quanto è piccolo. È mignon, è grosso come un dito, cioè. E questo qua ragazzi è il suo miglior punto di forza. Poi anche per il prezzo, che se non mi sbaglio costa una ventina di euro in meno rispetto all'HDPVR2. Però ragazzi, ripeto, il suo punto di forza per me è la dimensione. È veramente piccolo, si può mettere dovunque, qui oppure anche qui. Quindi adesso andiamo un attimo a mettere via e andiamo a vedere cosa si cela nelle profondità di questa scatola. Allora, andiamo quindi ad aprirla meglio. Oplala. E qua ci sono tutti i cavi. Andiamo un attimo ad analizzarli. Allora, qua mettiamo un attimo via. Bene, magari. Ehi, bene, ho detto. One second. Ok, mettiamo un attimo via. Bene, nella sua scatola. Oplala. Quindi i cavi. Allora, questo qua ragazzi, allora, principalmente i cavi da utilizzare sono tre. Quali sono? Il primo è il cavo HDMI che collega la console a questo dispositivo. Il secondo, e questo cavo HDMI dovete avercelo voi. Il secondo qual è? È questo qua, e che appunto trovate dentro la scatola dell'Elgato Game Capture HD, che praticamente è quel cavo che vi permetterà di far passare il segnale dalla TV all'Elgato. E poi cosa possiamo trovare? Troviamo questo qua, che questo qua è l'altro cavo importantissimo, che è appunto quello che vi collegherà questo dispositivo al computer, o meglio, in poche parole, quello che vi farà registrare, che è appunto un cavo USB con questa uscita magica. Non so se voi la vedete, però non lo tiro fuori comunque, anzi tiriamo un attimo fuori. È il solito cavo, quello che si utilizza anche per ricaricare i telefoni, ragazzi. Poi cosa abbiamo? Questi qua sono cavi che io non ho mai utilizzato, non mi sono mai serviti. Comunque questo qua è un cavo component, se appunto vi
interessa, dovete registrare con il cavo component. E poi questo qua è... non l'ho mai visto questo cavo. Comunque la scatola dice che appunto un... aspetta, vi dico i termini giusti. La scatola dice che è un PlayStation 3 cable, quindi è un cavo della Play 3. Io non ho mai dovuto utilizzarlo, però voi ce l'avete per sicurezza. Quindi ragazzi, questi qua era questo il piccolo unboxing, che è finito, ci ho messo 5 minuti. Riandiamo a vedere un attimo le gadget in Capture HD. Adesso passiamo alla seconda parte, quindi come si monta, come si utilizza questo dispositivo. Allora ragazzi, eccoci qua. Quindi questo qua è legato a Game Capture HD e non vi ho fatto vedere, ha un'entrata HDMI in e un'entrata HDMI out. Allora, in quella in voi cosa dovrete collegare, cosa dovrete mettere? Dovrete mettere il cavo HDMI che partirà dalla vostra console, in questo caso la mia è l'Xbox One, ora non so se lì si vede, e poi appunto arriverà il cavo. In quella out cosa dovrete mettere? Dovrete mettere il cavo che appunto avete trovato nella confezione, che quindi partirà dal Game Capture HD e finirà dove? Finirà nella TV. Adesso vi ho fatto vedere il cavo dell'Xbox One, quindi colleghiamolo dove c'è scritto cavo HD, ingresso HDMI in, collegato, e poi questo qua è quello che viene dalla TV, come potete vedere. Ora vi faccio un attimo vedere meglio, questo qua viene da qua dietro. Adesso non so se ci arriva la webcam e non so nemmeno se si vede, però dovrebbe essere questo qua, eccolo qua, e quindi lo colleghiamo dove c'è scritto in entrata HDMI out. Ok, poi cosa dovete fare? Dovete collegare ovviamente questo dispositivo al computer, come fate con il cavo USB che avete trovato. Ora io fatemi un attimo cercare che non lo trovo più, trovato, che è questo qua, e lo collegherete quindi qua dietro. Una volta fatto ciò, il vostro Game Capture sarà pronto per registrare. Ora io fatemi un attimo ora ho messo così tutto a caso, però dato che è piccolo si può sistemare molto facilmente sulla vostra scrivania. E poi la mia è ancora disordinata perché, come ben sapete, questa qua non è la mia postazione definitiva. Dovrò prendere un'altra scrivania, ecco. Quindi una volta fatto ciò, ragazzi, dovrete andare sul sito ufficiale dell'Elgato e scaricare il loro programma. Adesso magari vi faccio un attimo vedere. Dovrete andare sul loro sito e poi qua troverete il download del loro software, che è appunto quello che vi servirà per registrare. Adesso accendiamo un attimo la TV. Come vedete, quindi, aspettate un secondo. Allora, io gli ho acceso la TV. Questo qua è quello che appunto si vede, la mia schermata sull'Xbox One. E con il programma dell'Elgato vedrete esattamente la stessa cosa. Poi appunto qua farete cattura e tutto andrà alla perfezione. Quindi ragazzi, questo era un piccolo tutorial, era la seconda parte di questo mio unboxing. Spero vi sia piaciuto, o meglio, spero che vi sia stato utile. E mi riscuso appunto per non aver caricato il ping pong di Balotelli, ma molto probabilmente lo farò domani. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente. Palla, ci sentiamo al prossimo video. Bolla!